Presidente Marco Borzacchini, come mai avete scelto Terni come location di questi importanti campionati assoluti FISDIR di nuoto? Beh, innanzitutto perché io personalmente conoscevo già la piscina, che l'ho vista anni fa, in una manifestazione delle famose giornate paralimpiche che venivano fatte ai tempi per sollecitare l'attenzione del pubblico sull'attività paralimpica. Sono passati tanti anni, ormai l'attività paralimpica la conoscono tutti. Secondo perché la Virtus Buon Convento ci sta vicina da anni, quindi non è solo qui a Terni, ma l'abbiamo organizzati vicino a Siena, l'abbiamo organizzati quest'anno a Fermo, quindi ci sta sempre vicino. Gianluca, Marco qui, ma Gianluca è il presidente, è veramente un carissimo amico. Terza infine perché c'è Marco Peciarolo, da buon ternano ha accolto subito l'occasione per poter organizzare un evento importante come i campionati assoluti, dove comunque ci saranno oltre 300 atleti provenienti da tutte le parti d'Italia, ed è un momento anche importante credo per la città anche sotto il profilo turistico, perché generalmente i nostri atleti si trascinano dietro a dir poco altrettanti familiari, tecnici e così via, quindi credo che sia, l'assessore l'ha messo in luce, anche un momento importante proprio per la città. Poi ne parlavo prima con Marco Virtus, così ci capiamo perché si chiamava tutti Marco. Marco Cicconi, stavo parlando con lui e penso che tenteremo di portare l'anno prossimo, verso luglio, un pochino più avanzato, un po' più avanti rispetto ad adesso, i campionati europei della nostra federazione internazionale. Credo che si possa fare proprio perché c'è disponibilità della società, disponibilità dell'amministrazione. E beh, Terni la facciamo diventare un po' internazionale, non mi fa male. Certo. Presidente, dicevo, avete scelto Terni anche per l'impianto, lei lo conosceva, ma l'impianto è bellissimo. Sicuramente. Ha 10 sì, vasche, no? Sicuramente sì. È importante anche l'impianto, anche perché avere assegnato una manifestazione internazionale presuppone chiaramente degli standard di qualità. Che effettivamente, come diceva Marco Cicconi prima, non è che siano poi tante le piscine che possono vantare tale grandezza, tale ampiezza di chi sta a vedere, quindi sicuramente si può fare. Ecco. La sua federazione, Presidente, ci illustri un attimino un po' quelli che sono i successi di questa federazione, perché poi leggendo per esempio la locandina, no? C'è una definizione che a me ha fatto subito, mi ha colpito, superabile. Allora superabile è un... Allora l'INAIL lo conoscete tutti, l'INAIL è da sempre impegnato sulla disabilità, per quanto ovvio perché si occupa di invalidi del lavoro. Ma l'INAIL è un partner ormai da tanti anni del Comitato Italiano Paralimpico, di cui FISDIR fa parte ovviamente, e quindi insomma ci investe perché è convinto, superabile è un portale, è convinto che lo sport sia veramente uno strumento di promozione della persona umana, soprattutto per quello che riguarda ovviamente la disabilità. Poi FISDIR è nata nel 2009, quindi sono passati 15 anni, diciamo. È nata sulle ceneri di un'attività che era soltanto promozionale, che andava benissimo forse ai tempi, ma oggi supera... Guarda, per far capire vi do una notizia che è vera. Se voi andate a guardare i campionati assoluti della FIDA, Federazione Atletica Leggera, uno dei nostri ragazzi, Yen Liaga si chiama, un ragazzo italiano, ma ovviamente di seconda generazione perché è immigrato, è arrivato sesto insieme ai normali nei campionati italiani della FIDA. Questo vi dà la dimensione di che la nostra attività in realtà si avvicina tantissimo a quello che è la normalità. Dirò di più, uno immagina che sono disabili e quindi abbiano delle regole tecniche che sono diverse da quelle dei normali. Assolutamente no. Questo è un punto che noi abbiamo sempre rimarcato sin da quando siamo partiti e abbiamo detto no, se tu continui a guardarli per sport adattato, sport, non li vedrai mai come atleti, ma non li vedrai mai come persone, oltre che come atleti. Invece, siccome lo sport ha il grande vantaggio rispetto a tante altre cose,
a tante altre cose, di essere semplice, comprensibile, ma è comprensibile solo se tu dimostri, ancorché sei disabile, che tu sei capace a nuotare come sono tutti gli altri. Questo è molto importante perché, secondo il nostro parere, ma è quello anche del Comitato Paralimpico, contribuisce a far crescere la cultura della disabilità. Se io, se qui facessimo le gare di 10 metri, 5 metri, voi capite, è facile capirlo, che tutti direbbero, chi viene a vedere, beh, poveracci, più di questo non possono fare. Beh, noi vogliamo, sin dall'inizio abbiamo fatto esattamente l'opposto. Quindi non vedrete qui gareggiare dei ragazzi down e rimarrete a bocca aperta. Tanto più che i nostri ragazzi, noi abbiamo una marea di convenzioni con le federazioni olimpiche, e i nostri ragazzi di alto livello, down compresi, si allenano tutti nelle federazioni olimpiche. Per esempio nel nuoto si allenano tutti nel circuito master. Perché? Perché non hanno nessun problema. Per un ragazzo che ha disabilità intellettiva, pensiamo solo una cosa, solo seguire i comandi dei giudici, al posto, pronti, via, stacco, cosa, sembra tutto, per una persona normale, sembra quasi con una cosa naturale, senza particolari problemi. Pensate a un ragazzo disabile che su quelle sedie davanti al blocco di partenza ci va da solo, nella call room ci sta da solo. È tutto un insieme di cose che permette poi ai nostri ragazzi di essere inseriti. Se parliamo di inclusione, credo che questo sia veramente l'ultima frontiera. Un'ultima cosa, la federazione, la FISDIR è la più grande tra le federazioni paralimpiche. Sì, ci dà un po' di numeri? Come no, 10.000 tesserati, noi abbiamo 465 società. Spazio in tutta Italia? Tutta Italia. Svolgiamo 40 manifesti e eventi nazionali l'anno e guardi, almeno 200 eventi a livello territoriale. Abbiamo oltre 6.000 atleti regolarmente tesserati, quasi 7.000, varie disabilità, sempre intellettive, e comunque siamo per forza la federazione più grande, ma se non altro per un motivo, non perché siamo più bravi, perché questo è importante che lo si sappia, perché la disabilità intellettiva è la più numerosa. In Italia sono circa 1.200 persone che hanno disturbi intellettivi, disabilità e disturbi. I nostri è molto semplice, si dividono in tre categorie, così tanto per dare una notizia, che sono chi ha una disabilità generica, i ragazzi down, e chi soffre della sindrome di Asperger. Queste sono le tre categorie. Ogni categoria ha il suo titolo italiano, e mi pare giusto, perché il principio del paralimpismo è perché le gare avvengano in maniera equa. Se noi mettiamo un ragazzo che ha semplicemente ritardo mentale con un down, il down ha un fisico diverso, e quindi è chiaro che non possono fare stessa categoria. Al di là di questo, ecco, rimarco ancora una volta che le attività, tutte le nostre attività, sono attività normalizzate, non sono adattate per atleti disabili, sono attività normalizzate. E questo è importante perché significa, è stata la battaglia iniziale, perché si è sempre creduto che sono la normalità dovesse venire verso la disabilità. E no, la disabilità deve fare pure lui il suo passetto, perché se vuoi essere veramente incluso, come fa un nostro ragazzo, vedete qui Kevin Casali, plurimedagliata lì, a fare le gare dei master all'interno della FIN, perché sa salire su un blocco di partenza come una persona normale. Beh, già questo credo che sia un grande risultato. Grazie. Niente.